oggi preferiti dell'anno 2017. Evviva! Buon anno! Se vi state chiedendo, 2018. Ma noi cosa cavolo ce ne frega di quello che preferiscono loro nel 2017? Invece allora, ce ne no, frega. Invece rimani, perché sei nel posto giusto, qui su Due Corina K, dove i fornelli sono sempre accesi e la felicità è un ingrediente fondamentale. No, vabbè, a noi ce ne frega, perché darvi il sunto del 2017 vuol dire proprio porgervi le eccellenze culinarie di quelle che secondo noi sono state importanti tappe culinarie nella nostra vita. Ho segnato un pochino di domande che vado subito ad elargire al nostro Elargiamo le domande. Domande. La trasmissione gastronomica preferita del 2017. Ma ti posso dire una cosa? Non guardo trasmissioni gastronomiche. Ma ti posso dire una cosa? Sei bugiardo. E cosa la mia trasmissione gastronomica preferita invece è stata Quattro Ristoranti e non so cosa. Quella con il figlio di... Ho capito. Come si chiama? Ho capito. Quello con gli occhiali. Alessandro Borghese. Bravo, con Alessandro Borghese. Ma che stai dicendo? Sì, mi è piaciuta molto quella trasmissione, perché mi ha fatto scoprire un sacco di ristoranti che ho segnato mano a mano nel taccuino, dovessi spostarmi per le varie città. Ma si chiama taccuino o tacchino? Dai! Ho visto anche tanti modi, tante cucine diverse, tanti sapori diversi. Mi ha dato l'idea di quello che è l'idea del cibo in Italia in generale. Brava, bravissima. Tu non ne hai? No, io non ne ho. Il tuo ristorante preferito del 2017? Il mio ristorante preferito? Beh, è sempre il solito, quello là a Milo. I Quattro Archi? I Quattro Archi a Milo, sì, salutiamo e magari poi ci farà anche uno sconto dopo questo video. No, penso di no. Speriamo. I Quattro Archi di Milo, se venite tra i paesi etnei, è un ristorante tipico, non è sponsor, è verità. È un ristorante tipico. No, ci fanno pagare. Che è come? Che da una cucina tipicamente siciliana e tipicamente casereccia, quindi molto buono. Il mio invece è il giapponese nuovo, come si chiama? Dakoki. Dakoki è un nuovo ristorante giapponese. Meno qua a Catania. Qua diamo anche informazioni per chi venisse a trovarci. Sì, insomma, veniteci a trovare. Offriteci la cena là. No, da Dakoki si mangia un sushi molto buono, un'atmosfera bellissima, un asporto fatto molto bene e un sushi prelibato, veramente. Prezzi normali, né esagerati né troppo stranamente bassi. Il tuo pezzo da colazione preferito? Il mio pezzo da colazione? Con cosa hai amato soprattutto fare colazione in questo 2017? Ma è confezionato o fatto da quello te? Che vuoi. Io solitamente mi piace fare colazione con l'iris alla crema. Iris alla crema, se volete la ricetta dell'iris la trovate lì dove c'è con lei col pallino. Mentre io quest'anno ho scoperto un nuovo pezzo, noi chiamiamo pezzi da colazione, perché quando andiamo al bar ci sono varie tipologie di pezzi per colazione. Un dolcetto strepitoso che si chiama veneziana, è una sorta di brioche con la pasta della brioche col tuppo che vi mettiamo dove c'è lei col pallino, però farcita dentro con crema o alla bianca o al cioccolato. Io la veneziana al cioccolato l'ho adorata, e sopra una sorta di girandola sempre in cioccolato, in crema di cioccolata, fantastica. Se troviamo la foto ve la mettiamo qua. Lei è il mio pezzo da colazione preferito e spero di farvela presto su Due Cuori Una K. La ricetta preferita di Due Cuori Una K? Guarda, per me la crostata di ricotta integrale al cioccolato. Buonissima, tra l'altro è una versione di crostata alla ricotta, la nostra cassata siciliana, la cassata al forno in pratica, che si presta benissimo in questo periodo che la ricotta è buonissima. La crostata di ricotta al cioccolato è fantastica. La mia invece è stata la ciambella di zucca. La ciambella di zucca è stato un dolce riuscitissimo, anche quella di mandorla devo dire, ma quella di zucca ancora di più, perché non me l'aspettavo così buona, veramente buona. Vi mettiamo tutti i link sia nell'info box che dove c'è lei col pallino. Il pasto preferito del 2017? Cioè, aspetta, non intendo cosa hai mangiato, intendo quale pasto hai preferito nel 2017, la colazione, il pranzo, la merenda, lo spuntino, la cena? E perché?
preferisco sempre la cena. Perché? Perché, perché mangiamo a letto e uno poi si rilassa. Preferisco la colazione. Perché? Perché la faccio io, la preparo io. Anch'io preferisco la colazione perché la prepara lui e mi arriva comodamente a letto ogni mattina. Sì, la colazione, ho riscoperto il piacere del tè al mattino. Dopo tanto caffè ho riscoperto il piacere bene, del bene, bene, quindi uomini, mi raccomando, portate la colazione a letto. Portate la colazione a letto, sarà meglio di un fiore, credetemi, vero? Yes. Il migliore caffè, secondo te, a tuo gusto, tra quello che abbiamo tu dici il tuo, io dico il mio, tra quello che abbiamo recensito qui su 2 con una K, intendendo quel caffè le capsule compatibili. Quindi per me, tra tutte quelle che ho assaggiato, barista italiano, diciamo che sono tutte ottimi prodotti, anche di, però tra tutte quelle che ho assaggiato mi hanno lasciato veramente il buon sapore in bocca. E invece quello che mi ricordo tutt'oggi, per me, proprio mi ricordo, non il brand, è legato a un ricordo familiare? No, è legato al ricordo che era troppo buono. Delle tre Venezie, il leone d'oro, il gold, il leone era il gold, il dorato, il leone d'oro delle tre Venezie. Che ridi, si chiamava così se non mi sbaglio. Vi metto la idol, cioè ma sicuramente non si chiamava. Però era il più buono in, per me, che non sono una che beve il caffè amaro. È vero, tu che non bevi il caffè. Era buonissimo, quello era veramente buonissimo. Il tuo elettrodomestico preferito per quest'anno? Il mio elettrodomestico preferito rimane la stufa, la stufa, perché c'è stato molto freddo. In cucina! Ah, in cucina, in cucina, il forno. Ah, no, posso cambiare? Sì. Il tostapane. Ho rivalutato molto il tostapane, soprattutto per la colazione, un ottimo alleato. E anche il bollitore. Vero? Il bollitore. Molto comodo, veloce. Vero. Mentre per quanto mi riguarda, anch'io ne ho due imprescindibili, che sono il forno, senza il quale sarei persa, mentre come mini elettrodomestico il mixer. Il mixer e il forno. Posso fare un appello? Whirlpool, rimandaci forno e microonde che è in centro assistenza. No, ma il forno a microonde può anche non esistere, nel senso che sì, ora mi manca, sì, ma cucino lo stesso. Però il forno, quello vero. Whirlpool, rimandaci forno a microonde. Il tuo snack preferito per questo 2017? Il mio snack preferito? Io ne ho uno che è un revival anni 80. Quest'anno penso che lo spezzafame snack che mi è piaciuto di più sono due. Uno è nuovo e sono gli Oreo, quelli super sottili, sono spettacolari. E mettiamo qua la foto. E l'altro è il Mars, che io ho consumato nella versione mini Mars. Ne prendevo a spuntino uno o due, a seconda di quanta golosità avessi in corpo. Troppo buono. La posso dire il mio? Sì. La cioccolata Ritz. Quella che ogni tanto andiamo buone comprando di vari gusti, no, sì, tutte buone. Certo, c'è qualche abbinamento. Anche il fondente Nero Novi è veramente molto buono come cioccolata. Bene, finito, grazie. No, l'ultimo. L'alimento preferito del 2017. Siccome so che è difficile scegliere un alimento, hai 3/4 possibilità. Gli alimenti preferiti intesi come alimenti in assoluto. Se vuoi dico i miei prima, così no, capisci. No, l'ho capito. Bene. Ho capito. Non ci devo pensare però. No, dico i miei. No, dì i tuoi. Allora, i miei alimenti preferiti sono stati i ceci, alleati fondamentali, fondamentali alleati, poi la zucca, alleata fondamentale, fondamentale, saporita alleata, le banane. Anche loro mi permettono di avere quella dolcezza in posti dove non posso aggiungere lo zucchero, e il cioccolato fondente. Questi i miei alimenti preferiti. Avrei potuto vivere con queste quattro cose, diciamo così. Tu? Per me i ceci. Non fare i miei, metti il pane, la pasta. No, ora lo faccio bene. Allora, i miei alimenti preferiti sono stati, metti tutti tu, il pane,
Per me il pane di segale della Lidl. Ah, quello certo, buono, la pagnottona, buona. La mozzarella. La mozzarella. E per entusiasmare il tutto, la Nutella si può dire? Certo. La Nutella. E la Nutella, basta, perché tu già hai superato il budget. Se poi uno combina tutte e tre le cose insieme. Mozzarella, Nutella e pane. Sì, sì. Ultimo, vabbè, ma questo lo sapete, quindi è oltre domande, il supermercato preferito. Noi andiamo alla Lidl, è il nostro supermercato vicino preferito, casa, tra l'altro ce l'hanno aperto vicino casa, da quello in cui troviamo il maggior risparmio, anche nel non dover prendere la macchina per andare a fare la spesa, anche quello è un risparmio. Quindi sì. Se questo video, mi raccomando, vi è piaciuto, condividetelo, perché sì, e dai, facciamo conoscere, insomma, vari prodotti, varie cose, magari uno non ci pensa alle cose, dice sì, vero, avevano ragione quei due pazzi di Due Cuori una Cappa, soprattutto la pazza lei. Bene, quindi lasciati guidare dal gusto e continua a vedere le ricette qui sul canale. Bene ragazzi, spero che quest'anno sia incominciato in maniera guizzante. Noi faremo del nostro meglio per tenervi compagnia. Questo lo diceva un salmone. Iniziamo in maniera guizzante. Anche durante il 2018, auguri a tutti per un anno veramente ricco di sapore, dal sapore intenso. E noi ci vediamo sempre qui anche nel 2018. Ma vuoi raccontare un aneddoto? Sulle vostre tavole. Ciao, ciao ragazzi, auguri, buon anno!